Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura, come di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Il Consiglio regionale stanzia 1.300.000 euro per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dall'alluvione. Disforia di genere, audizione dei vertici di Careggi in Commissione Sanità. Ponte Buriano, in arrivo un finanziamento da 21 milioni di euro. Ammonta a 1.300.000 euro lo stanziamento derivante da una parte dell'avanzo di bilancio del Consiglio regionale destinato al recupero del patrimonio culturale e storico danneggiato dall'alluvione che ha colpito la Toscana nel 2023. La legge è stata approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo del Pegaso. È una proposta che ho voluto con forza. Subito dopo l'alluvione, con l'avanzo di amministrazione, abbiamo deciso di sostenere iniziative volte a recuperare patrimonio artistico, culturale della nostra regione. 1.300.000 euro per dare risposte a chi ha avuto danni dal punto di vista artistico, culturale. Noi viviamo un tempo molto complesso, tante richieste da parte delle cittadine e cittadini a cui la Giunta sta provando a dare risposte nella maniera migliore possibile. Noi invece abbiamo voluto focalizzare l'avanzo per cercare di aiutare, per esempio, a chi ha avuto una biblioteca danneggiata. Perdere i libri vuol dire perdere un pezzo della nostra memoria, della nostra storia, e noi abbiamo deciso di mettere queste risorse e sono contento che sia stata approvata all'unanimità dell'Aula. Vuol dire che il Consiglio regionale ha scelto di destinare una parte del suo avanzo di bilancio, 1.300.000 euro, per sollevare i comuni che sono stati colpiti dalle alluvioni del 2023. Per quanto riguarda il patrimonio culturale, ecco, noi abbiamo visto, approvato provvedimenti e visto provvedimenti destinati agli aiuti più in generale, abbiamo scelto di concentrarci sul patrimonio culturale perché la cultura non è un lusso, non è un accessorio che ci si può concedere o non concedere a seconda dei momenti, ma per le istituzioni è il dovere di provvedere ai cittadini con fattori di ispirazione, con l'aria che si respira poi, perché questo è la cultura. E non ci dimentichiamo che nei comuni, soprattutto più piccoli, i luoghi della cultura, le biblioteche, i teatri, sono spesso anche luoghi dell'identità della comunità e quindi è un modo per prendersi cura di un bene prezioso per le nostre comunità così duramente colpite durante le alluvioni dello scorso autunno. Abbiamo votato favorevole per i soldi dati per l'alluvione perché riguardano, diciamo, le biblioteche, i teatri, tutte quelle zone dove le persone si ritrovano e quindi sono importanti per la loro memoria, per la loro identità e per la loro storia. Il tema della disforia di genere e i protocolli seguiti dall'ospedale Careggi di Firenze saranno approfonditi in Commissione Sanità il prossimo 8 febbraio. Ad annunciarlo è stato il presidente della Commissione, Enrico Sostegni, durante il dibattito in aula sulla mozione presentata dal presidente del gruppo di Forza Italia, Marco Stella, mozione respinta dall'aula maggioranza, che chiedeva l'audizione dei vertici di Careggi sul funzionamento della struttura organizzativa dipartimentale, andrologia, endocrinologia femminile e incongruenza di genere. Guardi, noi siamo rimasti veramente meravigliati e devo dire anche molto indignati rispetto a un voto del Partito Democratico che ha detto no, no all'audizione in commissione dei medici che guidano il centro per la disforia di genere a Careggi. Dopo settimane di inchieste, dopo che Careggi è andata e quindi Firenze e la Toscana al sistema sanitario regionale, su tutti i giornali nazionali e internazionali, su tutte le televisioni, per un tema molto importante che riguarda i bambini, il cambio di sesso dei bambini, oggi ci viene detto al Partito Democratico no, in audizione, in commissione no. Hanno votato contro alla mia richiesta, ormai sono settimane che chiediamo chiarezza su questo aspetto. Addirittura a Careggi sembrerebbe vengono trattati con un farmaco che si chiama triptorelina, bambini di 11 anni. Quel farmaco blocca, è un farmaco bloccante off-label che viene usato per curare la prostata negli adulti, nei bambini viene usato per la disforia di genere per bloccare la crescita ormonale.
I dati sono molto allarmanti. Nel 2023 quasi 160 bambini entrano e quasi 30 bambini vengono trattati con questo farmaco bloccante, del quale non si conosce gli effetti negativi sui bambini nel trattamento per la disforia di genere. È chiaro che per noi era importante avere un punto di chiarezza: vengono curati o non vengono curati? Lo psichiatra infantile c'è o non c'è? È vero che le sedute dello psicologo vengono fatte online? La domanda che ci sorge è: ma è mai possibile che con sedute online si riesca a capire un bambino di 12 anni se veramente in quel bambino c'è una volontà per cambiare sesso o non cambiare sesso? Quell'audizione è già stata decisa, sarà prestissimo convocata. L'ufficio di presidenza della commissione dedicata appunto ai temi della salute, che è la terza commissione del Consiglio, ha già deciso, una volta che verrà inviata la relazione degli ispettori, di fare i dovuti approfondimenti. Ci è quindi sembrato un atto ideologico, un qualcosa volto più a marcare una bandierina, a mettere una bandierina, piuttosto che avere la vera volontà di approfondire un tema a cui nessuno si sottrae. È un tema che è veramente complesso e che va affrontato, a mio modo di vedere, con grande rispetto. Un grande rispetto verso i professionisti e soprattutto un grande rispetto verso le famiglie che attraversano questo percorso, verso i bambini, i genitori, cioè tutti quelli che sono coinvolti all'interno di questa dinamica che il Ministero ha deciso di approfondire e alla quale la terza commissione ha già deciso di non sottrarsi. Non volevamo starci, non volevamo far sì che un tema così delicato, che meriterebbe di essere affrontato innanzitutto da persone competenti in materia, in un'assise diversa da quella che è il Consiglio regionale, che è un'assise politica, magari l'assise di un convegno, l'assise di un congresso, l'assise in cui persone che lo hanno studiato tutta la vita si confrontano, ecco, invece che lanciarsi in invettive che poco hanno a che fare, a mio modo di vedere, col voler capire realmente come stanno le cose. Ma è una cosa gravissima. Io penso che sia doveroso che il Consiglio regionale, che la Commissione Sanità della Regione Toscana si occupi del fatto che a Careggi viene prescritto un farmaco come la triptorelina, che è un farmaco antitumorale per il tumore alla prostata per i bambini di 10, 11, 12 anni. Voglio capire se quando si prescrive a Careggi una bambina o un bambino di 10 anni di cambiare sesso, lo si fa in maniera prudente, con cautela, e soprattutto se ci si affida al giudizio di quello che è lo specialista ferrato in materia, che è il neuropsichiatra infantile. Vorrei ricordare che per i minorenni sotto i 18 anni lo specialista che si occupa di situazioni psichiatriche, di patologie psichiatriche, quale la disforia di genere è ritenuta, è il neuropsichiatra infantile. Io voglio sapere da cittadino toscano, da padre, da consigliere regionale, se quando si decide che una bambina o un bambino debbano cambiare sesso a 10, 11, 12 anni, ci si avvalga anche del contributo di un neuropsichiatra infantile. Vorrei capire se quando si decide di prescrivere un farmaco antitumorale che può bloccare la crescita ossea, che può avere conseguenze in ambito di fertilità, in ambito psichiatrico, in ambito cardiovascolare, lo si fa con la dovuta cautela. La nostra posizione è a favore del lavoro che anche il Presidente della Commissione Sanità ha già preannunciato di voler fare e di stare attuando, ma soprattutto perché il tema in aula ha riguardato i minori e sinceramente crediamo che sia opportuno non cavalcare un tema di questa portata, di questa delicatezza che riguarda dei minori solo per un problema ideologico. Quindi è bene approfondire e capire che cosa c'è sotto, se c'è veramente un problema, qual è la ragione per cui questi farmaci vengono somministrati a dei bambini, però appunto evitiamo di farne un cavallo di battaglia per insomma propaganda politica e basta. Ecco, io credo che sia fondamentale andare in fondo e mi sono anche pronunciata con una nota di biasimo verso l'assessore alla sanità Bezzini, che oggi doveva venire in aula a rispondere a determinate domande. Poi è ovvio che gli animi si riscaldano se tutto viene coperto, non si danno le risposte adeguate,
quindi se non c'è niente da nascondere è bene che anche gli assessori si prendano le loro responsabilità nel rispondere semplicemente a delle interrogazioni. 21 milioni di euro verranno stanziati per Ponte Buriano. I fondi provengono dalla ripartizione dei fondi di sviluppo e coesione in Regione Toscana e per la provincia di Arezzo verranno finanziati due importanti progetti: la costruzione del ponte definitivo con conseguente abbattimento del guado alternativo provvisorio al ponte romanico di Ponte Buriano e il rifacimento della torre civica di Pieve Santo Stefano, per la quale viene destinato 1 milione di euro. Questa è un'occasione dove ci sentiamo di esprimere soddisfazione tutti a livello trasversale per questo grande investimento che verrà fatto in provincia di Arezzo, esattamente a Ponte Buriano, uno stanziamento di 21 milioni di euro che la nostra provincia e il nostro comune attendono da tanto tempo. Verrà non ripristinato il vecchio ponte, ma verrà costruita una nuova opera che è già cantierabile a livello di progetto e verrà abbattuto il ponte sostitutivo che attualmente è in corso, è un guado praticamente, che avrà una scadenza. È l'occasione per ringraziare il governo Meloni, è un'occasione per ringraziare anche il lavoro che ha fatto la Regione Toscana, la provincia di Arezzo e tutti i comuni della nostra provincia. E è l'occasione anche per dire che quando le istituzioni lavorano tutte insieme per un progetto, i risultati si ottengono. Quindi soddisfazione per la nostra provincia, per un'opera veramente importante che era stanziata nei governi precedenti ma che poi si era vista togliere queste risorse. Aspettiamo con gioia l'arrivo in Toscana del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per, diciamo, portare questi finanziamenti. Salutiamo con soddisfazione l'inserimento del finanziamento per la realizzazione del nuovo ponte a Buriano che il Presidente Gianni, raccogliendo anche le nostre richieste, ha fatto in relazione agli fondi di sviluppo e coesione che andranno alla firma per l'intesa con il Governo. Si tratta veramente di un'opera importante. Tra l'altro l'interessamento della Regione, pur essendo una strada provinciale, era partito nella scorsa legislatura con i primi 700.000 euro che avevano consentito di verificare lo stato di salute del vecchio ponte che è dipinto dietro al ritratto della Gioconda e di prendere atto che occorreva intervenire e vietare il traffico veicolare. Da lì siamo andati avanti, accordo per la realizzazione del guado provvisorio che è stato fatto, il nuovo progetto ed ora questo finanziamento per il nuovo ponte che completerà l'operazione. Deve essere un impegno di tutti, portato avanti in maniera bipartisan tra la Regione e la Provincia, e credo che tutti quanti hanno a cuore non soltanto la viabilità che da Arezzo va verso il Valdarno, ma anche e soprattutto il valore dell'opera, debbano essere soddisfatti. 21 milioni per la nuova viabilità di Ponte Buriano, che è chiaro ha una doppia valenza: la valenza di preservare un'icona del nostro territorio e rendere a quel territorio una viabilità all'altezza della situazione. Adesso è una situazione provvisoria, è un guado e insomma a volte anche pericoloso, come lo dimostrano le cronache anche degli ultimi giorni. Quindi siamo molto contenti che il Presidente Gianni ha stanziato 21 milioni, non sono pochi, sono quelli necessari a fare quest'opera. Fra l'altro ora sono all'interno del pacchetto FSC, quindi ci sono altre opere per il nostro territorio, la 71 Cortona. Quindi insomma, apprezziamo l'attenzione che il Presidente e la Regione mette nel nostro territorio per la realizzazione di opere che possono dare la svolta, che gli abitanti attendono da tanto, che l'infrastruttura produttiva ci crede, ci ha chiesto, e quindi insomma, siamo molto contenti. Per una volta forse la Regione non è stata così cattiva. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito. Cronaca e Commenti torna la prossima settimana.